Regola dovrebbe partire. Io però non vedo nulla. Vai, siamo online. Buonasera. Buonasera. Siamo in live, davvero. Ciao a tutti, ragazzi. Siamo in live. Scusate, ritardo, abbiamo avuto leggermente qualche problema tecnico. Ancora siamo in fase di organizzazione. Ciao a tutti, ragazzi. Siamo in live. Scusate, hanno già presentato un gioco. Un gioco cartunesco all'Adventure Time e un altro gioco alla robottoni combattivi che si picchiano tra di loro. Inside Argo. La. Oddio. Arrivo su instant. Aspettiamo anche gli altri. Anche noi vogliamo. Sì, ora dovrebbero arrivare gli altri della redazione. Anche noi vorremmo. I layout così, chi ce li fa? Come facciamo? Cioè posso fare tutto tranne quei, cioè, ragazzi... cioè quindi questa è una customizzazione dei robottoni che li puoi customizzare come ti pare a te. Come ti fa più contento? Puoi cambiare armature, armi. Quindi da ogni combattimento puoi trarre vantaggi economici e di potenza. Allora. È incredibile che non ci aspettavamo una presentazione molto eloquente. Pensavamo trailer a palla, dovevano presentare più di 30 giochi. Tanto metto apposta. E ora spazio per terra il live. Come passare il ceggio. Dai ragazzi, dove siete? Dove siete? Abbiamo uno in là, abbiamo un ospite? Io no, perché non posso vedere? Non la... aspetta, devo mettere. Non posso vedere la chat. Come la chat attiva. Perché Twitch è pazzo. Ragazzi, dobbiamo comprarci super computer e la super attrezzatura. Il problema è che non lo sappiamo ancora utilizzare al massimo. Chat, dove sei, chat? Ok. Comunque, da quello che stiamo vedendo è uno strategico gestionale a tema robottoni futuristici. Ricorda un po' uno dei primi titoli From Software, non so se ve li ricordate, in cui avete la gestione completa di un robot e dovevi riuscire a farti largo nei campi di battaglia futuristici. Ma scusami, come fai a attivare la chat? Io non l'ho capito. Anche voi in chat, se volete, basta che vi iscriviate a Twitch. Una volta che scrivete il messaggio dice iscriviti
voi cliccate ok e potete commentare. In pratica stanno parlando della possibilità di poter approcciare al gameplay in maniera totalmente soggettiva. Potete saltare, volare, potete farvi strada tra gli alberi, come volete voi. L'uomo è vestito malissimo e fa domande brutte. Battletech, che ne pensi, Igna? Non è che mi ispiri più di tanto questo gioco, se non sembra completamente innovativo, però c'è sempre quel vero di interesse. Comunque, robottoni che si picchiano, perché no? Io ancora mi chiedo come si faccia ad attivare la chat. Vi rendete conto il nostro approccio al medium quanto è basso? Sì, cioè, perché vorrei è tutto vedere... nuovo allora, per questo noi. Invece cos'è? Lo strategico. Sembra un altro nuovo Total War? No, mi sembra proprio diverso. No, è in prima persona. Questo è... Tail Wars, questo è... Come si chiama? Mounted Blade, il 2. Per forza, cioè ora sì, per... ma perché l'ho in ritardo? Quindi mi puoi passare il link proprio che usi tu del video? Ma io lo sto ascoltando dal video, vedo. Per forza, cioè ora sì, per forza. Io voglio il video quello da cui stiamo guardando, cioè vedo le cose in ritardo e rosico come un cane. Sto guardando. Ah, no, va bene, si è sincronizzato adesso. No, infatti, no, sono i problemi. C'è stato, lag, no, c'è fatto. Sì, c'è stato una specie di lag, ma tranquillo. Sì, voglio. Mi sta laggando. Queste sono le conferenze americane. Che sono, hanno più soldi di noi e sono attrezzati male come noi, balordi. Sembra molto interessante. È un Mountain Blade. Non mi sembra. Vabbè, che è la Tail Wars. Comunque, uno studio praticamente in più che indipendente. Quello ha agitato la spada prima di attaccare. Un po' di freccia addosso. Che vuole di diretta, Gabriele? Hanno annunciato Mountain Blade nuovo. C'è mio cugino di 11 anni che sta guardando la live nell'altra stanza. È praticamente lui. Sì, sì, non mi puoi rompere i coglioni mentre mi presentano il gioco nuovo, perché poi io ti odio. Iscriviti. Che cazzo? Io sono su Twitch, sul canale Nerd Planet. Welcome to the chat room. Cioè, senti, invia un messaggio. Scrivi, invia, e una volta che fai chat, lui ti chiede di iscriverti. O ti richiede il check. Io vedo tutto grande. Lui ha detto Forney Fashion, 40 fazioni, davvero? Ah, avrà detto 14, non 40, cioè 40 fazioni. No, 40 è possibile, immagina quanta gente ci potrebbe stare lì dentro. No. Il prossimo Mountain Blade si basava su 5, mi sembra. Gli Elfi Lizardman ha detto... Cioè, lucertoloni e elfi come nuove fazioni. Io sinceramente sto gioco non lo conosco per niente. Allora, se poi te lo presto sulla Play e lo provi. Mountain Blade è un... Del Wars, un suo indipendente che ha creato questo simulatore di vita medievale, che è riduttivo anche... Chiamarlo simulatore di vita medievale. Non è uno Skyrim, è proprio... Puoi aprire, per esempio, una tua macina per il grano.
e guadagnarci settimanalmente mentre vivi scorazzando per i campi. Puoi andare da un paese all'altro combattendo nei tornei, puoi sposare una donna rubandola alle grinfie del padre che non vuole si sposi con te. Si vede la potenzialità, i limiti tecnici ci sono, però wow. Ma questo è Battle of the Fallen, vediamo. Battle of the Fallen Gates. Sono molto più curioso di vedere la conferenza Ubisoft, devo essere sincero, che per adesso i titoli che si stanno vedendo su PC non è che mi stiano appassionando. Comunque molto probabilmente riavvieremo poi la live quando ci sarà la Ubisoft in live. Per seguire in diretta la conferenza. Per seguire in diretta la conferenza e mettere a posto anche due o tre cosette se riusciamo. Ma era Warhammer Battle, perché ricordava troppo, cioè anche perché i Lizardmen sono proprio la fazione di Warhammer bella sudamericana. Il 28 settembre, un altro gioco strategico di Warhammer. Che comunque sono sempre fatti abbastanza bene. Interesse c'è. Stanno portando un significativo pacchetto di nuove razze e modalità giocabili. Il concetto di base del gioco si baserà sullo scontro tra i Lizardmen e gli Alti Elfi. Sta parlando della razza dei Lizardmen in cui sono presenti i dinosauri di varie dimensioni. Non so se vi ricordate, ma c'era addirittura il triceratopo gigantone. Ora gli ha chiesto cosa c'è di nuovo nella campagna. E il programmatore sta rispondendo che ci sarà molto un approccio RPG alle modalità di gioco, il modo di trovare le proprie abilità, il proprio modo di sopravvivere all'interno del gioco, all'interno di una campagna di dimensioni giganti in cui puoi giocare con qualsiasi razza. Due difficoltà. Però sembra molto interessante. A parte Warhammer c'ha sempre un velo di fascino figo, Igna, cioè c'è da dirlo. Warhammer. Assolutamente, ha sempre comunque portato quello stile fantasy, lo strategico, qualcosa di magnifico. Sembrano del carisma, è assoluto, che è elevato, sì. Però dici dal punto di vista innovativo, videoludico, niente di che. Ma in questo frangente non saprei, in questo caso non saprei. Perché sono giochi che devi provare in prima persona, e purtroppo c'è anche da dire che non è che l'abbia provato chissà quale. Te l'abbiamo provato? Ma ci hai mai giocato in quelle statuine proprio da tavolo? No, no, no. Non è, diciamo, il mio stile, non è il mio genere. Te l'hai provato? Ci in famiglia abbiamo uno zio appassionato che li colora. Quindi da piccoli, diciamo, Warhammer e Ragnarok, che ora poi fa lì Ragnarok, erano queste statuine in metallo o in plastica.
Igna, ma questo è il gioco che hanno presentato ieri di carte per Xbox? Credo proprio di sì, perché gli assomiglia parecchio. Che abbiamo detto che era un Hearthstone fatto male. Una di Hearthstone. Ieri tra Hearthstone e Overwatch sono proprio sbizzarriti. Courage is key. With bated breath, the door sweeps open. Glory bound or purged in flame. Non lo so, non so cosa mi sta dicendo esattamente. So I ask you, is this really just a game? Wonderland Dreams. Addirittura. Quanto sono brutti i trailer fatti bene per un gioco che poi alla fine si risolve magari una cosa di carte e un Candy Crush. Sì. E tu dici, ma se avevi la possibilità di fare questo, perché non l'hai fatto? Non lo so, adesso non mi sta dando soddisfazioni questa conferenza proprio. Il presentatore sembra fatto di codeina comunque, ogni tanto rilassatissimo, poi si fa di cocaina. Ma lo e sai a quel punto a chi somiglia? Lo sai a chi somiglia questo non il presentatore, quello accanto. Ti ricordi la serie televisiva con le moto, i poliziotti con le moto? Che era però. Miami Vice Cop. No. Miami Vice. No, erano in moto. Chip? Chip. Non lo so, una cosa del genere. Era la serie televisiva con le moto, che erano due poliziotti che andavano sempre in moto, è vecchissimo, eh. Con le moto grosse della polizia. Mi sembra Chip, una cosa del genere. Ti giuro, guarda. Ma non lo so, gli assomiglia, non so perché, ma c'ha un qualcosa di questo, di uno degli attori, non il biondino, ma quello capelli, quel moro, insomma, che è leggermente più basso. Ora ce lo vediamo. Ora andiamo a vederlo, in live, dai. Young, old, male, female, tech, non-tech, millions of people getting together. Sta parlando del tech and tech, sta parlando della multiculturalità e melting pot della nostra società. E ha detto maschio femmina, un'altra tipo neri bianchi e tecnologici e non tecnologici. Anche noi vorremmo streamare bene. Now as a software person, I love this environment. I love this hard work. Tranquillo che ci riusciremo assolutamente. Aspettate, non sto ancora organizzando. Sta parlando le persone comunque dietro al progetto, alle milioni e anche non, alle milioni di persone che lavorano nell'ambito tecnologico e di programmazione nel mondo e al meraviglioso fatto che lavorino per un'arte nuova. Ma vi rendete conto? Ed è finita così la live. Perché pronto? Perché pronto? Devi dire chi è. Lo prendi tu. This is just an example of some of the titles we work with. I'm sure you recognize these are just a few examples, whether it's Halo Wars 2 or Overwatch or in the VR space, or it's Arizona Sunshine or The Unspoken. We're working with all these content providers to ensure they take full advantage of all those new capabilities. How many people have heard of Destiny? Io non a me dispiace, seriamente. Yeah. Yeah. È arrivato. Cioè, ma conto, cioè, quest'uomo sta parlando dell'amore e dell'integrazione. Destiny 2. Oddio, ho fatto bene a essere interrotto a sto punto, se per Destiny 2. Ancora! Ci sono sette porte dal cancello alla porta di casa mia. Live Twitch streamer and YouTube broadcaster. Welcome on stage,
Captain Taft. Ma ti rendi, questo è giusto o sbagliato? Cosa, il campanello? Perché a questo punto non saprei. Ma le nostre live sono così, piene di vita quotidiana. Ma... no, infatti... No, allora stiamo arrivando a un limite assurdo. Cioè, vi rendete conto? No, cioè, vabbè. As somebody who's played a lot of hours in Destiny, everybody knows the transfer hard the experience to the PC. No, perché secondo mio cugino non sto facendo qualcosa di utile, capito? Ma una domanda, stiamo parlando di Destiny 2? Sì, ottimizzato per lo stream su YouTube e su Twitch. Non si sa ottimizzato per chi, però ottimizzato. Ok, no, perché ora la domanda mi sorge spontanea. La conferenza è la conferenza PC Gamer. In questo caso da Intel, sì. Cosa? Intel non vedi. Ma Destiny 2 non era un'esclusiva console? Destiny 2 è stato a lungo, aspetta, no, è sempre stato da quello che mi ricordo io. Non c'è mai stato su PC Destiny 2, se no l'avrei preso. Cioè Destiny il primo. Perché? Mi ricordo che la Bungie fece gli accordoni con Microsoft per farlo e PlayStation. Cioè era su Xbox e PlayStation ed è sempre stata l'esclusiva delle console. Ma tu mi ricordo che si viene presentata insieme alla PlayStation 4. Sì. Ok, Xbox, PlayStation e poi... aspetta, però strano, sarebbe strano, Esce su Piccinia. Stiamo scherzando? Sai cosa è la conferenza dei PC, quindi appunto per quello, cioè Destiny è sempre stato comunque un'esclusiva console e non c'era mai sì, c'erano dei rumors qualche anno fa sul fatto che comunque magari la Bungie portava il porting anche su PC, ma non era mai stato annunciato che il secondo, almeno io non l'ho sentito. Forse magari sono arrivato in ritardo all'informazione, ma sta cosa è una bomba, perché comunque... Ma secondo te perché hanno... Ma perché ci sono state molte richieste, troppe richieste. Molte persone hanno voluto a Destiny direttamente su PC, ma era stato... Scusate, creato, diciamo. Perché stanno parlando del Level Up Contest. Qua io c'ho mio cugino... Non so se lo vedete, sta là, guarda, nascosto là dietro, che non vuole disturbare la live. Però pensate che persona bella, mentre mangia supplì. Nascosto, e ora è entrato in camera e si vede tutto quanto. Bello, è ordinata la camera. Oh, come hai fatto? C'è l'occhio che ferma immagine. si vede l'hangout. Cioè, the next big thing. Ma secondo me perché questa cosa? Chiudi la bella porta, dai, chiudi. O se lo sposti. Ma aperta. O se lo sposti la so. Webcam, perché comunque. Ragazzi, questo è il degenero. Comunque ragazzi, io posso garantirvi che la live streaming che seguiremo dopo per la Ubisoft sarà totalmente diversa. Per adesso non abbiamo nessun tipo di, non lo so, forse titoloni grossi. Adesso ci sono soltanto degli annunci per il supporto. L'ho picchiato, in questo non caso so se per morto. L'Oculus e le nuove tecnologie Intel. Però non lo so, per adesso sono rimasto neutro. È come la conferenza delle Electronic Arts. Beh, oddio, almeno due giochi ce l'avevi da vedere. Sì. Diciamo che in generale queste tre ci sta lasciando un po' deluso. No, allora, la conferenza di ieri sera, porco Giuda, se non era una bella tamarrata. La Microsoft ha fatto una conferenza, a parer mio, con i contro cognomeri, perché comunque a parte due o tre titoli che
sinceramente lo davano proprio nessun tipo di soddisfazione. Ce ne sono stati tanti altri che sono stati annunciati e sembrerebbero siano delle perle, veramente perle. Diciamo che sono stati presentati, essere presentato un pacchetto completo a quel ognuno può trovare da questo pacchetto, può prelevare quello che gli piace e in qualche modo poterne approfittare per la propria passione o dallo sparatutto allo sportivo. È qualcosa di estremamente di valore, c'è, cioè, però in generale troviamo c'è cioè, un marasma di noia. Cioè, in questo momento stanno presentando la Slam Series dell'Intel, sono i tornei mondiali. Sembrano delle conferenze che puntano sul multiplayer, sullo stream e tutto quanto. Dimenticandosi un po' l'anima del videogioco, che cosa rappresenta, che cosa dovrebbe essere. Va bene così la telecamera, Igna? Sì. È tutto a posto, eh? Stiamo lavorando per voi. È tutto ok, è tutto ok. You want to showcase those skills. Wouldn't it be awesome if you had an opportunity to showcase those skills? That's why we're super excited to work together to create the VR A me mette soltanto challenge. With messaggi Intel, privati. Oculus, and ESL, we're creating the VR Comunque abbiamo challenge. Qualcun The altro in virtual chat? challenge in the VR Abbiamo un arena. No, altro ragazzi, se volete spettatore. scrivere, fate pure, anche se in questo momento siamo un po' attenti a Quello che queste dicono. presentazioni. E a Paul, tu saresti interessato a una cosa del genere? VR Challenger League. Challenger League. Sì, gli Slam hanno presentato che ci sarà il potenziamento anche per Counter Strike, ha detto. Counter Strike in VR. Saresti interessato a partecipare a un torneo? Sarebbe bello provarlo. Cioè, non sarebbe competitivo per le tecnologie che abbiamo in questo momento, però sarebbe veramente interessante. Oddio, bisognerebbe vedere come lo fanno lì. Perché se mettono. Forse col supporto Valve. Allora, quello è l'Oculus Rift. Ci sono tre tipi di visori attualmente sul mercato conosciuti, che Oppure Valve sono hanno presentato, aspetta. l'HTC Vive, HTC Vive, che è quello che lo trovi su Steam della Valve, però si chiama HTC Vive, e poi c'è Ma l'Oculus quello della Rift. Valve e l'HTC Vive, ma hanno fatto, cioè puoi usare quello che vuoi tu? Non ho capito. Stai parlando della connessione emotiva tra le persone, la fantastica gente che c'è, tutto quanto, la nuova esperienza nel concetto multiplayer. Lo sai che cosa sto notando, Cosa? Igna? Che più migliore la grafica, meno hai roba da presentare, più devi occupare lo spazio con le parole. Aspetta, che cosa hai detto? Non l'ho capito. Che più? Meno metti novità sostanziali all'interno di un gioco e migliori solo la grafica, le cose e tutto quanto, più hai da parlare quando lo devi presentare. Perché Sono magari 3 giorni che sono. ci becchiamo discorsi. No, oddio, Dimmi. oddio, oddio. Perché qui magari posso anche darci ragione per il discorso tecnico, perché dietro c'è tutto un lavoro diverso. In tutte e tre le conferenze c'è stato almeno un discorso su quanto sia fantastico, un discorso di 10 minuti completamente a buffo, su quanto sia fantastico, incredibile lavorare con gente che amano il medium, quanto è bello, siamo meglio noi. Beh, non è una novità, l'ho sempre fatto in questa maniera, eh. Sì, ma si stanno allungando i tempi, Igna. Se pensa alle E3 dell'anno scorso, la presentazione della Scorpio e tutto quanto. Lì però era Parlando di stata dati tecnici e annunciata, sì. tutto quanto, allora la grafica è la cosa, parla di quello. Ma fare discorsi così a nulla. So you can head to tunicgame.com to find out more about that. And we're announcing that we're pairing with publisher Finji, who you may know from their incredible work on Night in the Woods and Overland. So exciting, congratulations. Ma che giochi ha fatto la Fiji? Ma tanto è contenta. Ma questo ha detto che è il
il loro secondo capitolo, ma il primo qual era? Non li conosco io. Chi è la Fiji? Lo conosco, io lo conosco sto gioco. Il design è delizioso. È gomboso. È Gommolandia. Beh, cioè, non funziona. Non funziona. Erano lì che parlavano, funziona il microfono, erano lì che ridevano. Hai visto il giochino? Da oggi in poi diremo chiunque abbia problemi tecnici perché lo rapporteremo a noi. Vedi che parlano di broadcast, di messa in onda dei contenuti. Come se fosse quello l'obiettivo. Come se quello fosse la nuova frontiera, visto che comunque con tutto quello che stanno succedendo, sta succedendo anche su YouTube. Ma non so mica se è collegato, sai. Ah, dici con Twitch ci sta un'opera segreta di un gomblotto. Scherzaci. Una contromossa da parte di Twitch. Che dai i soldoni sotto banco ai programmatori per farsi fare i giochi da streamare. Esatto. Lo so. Ma sarebbe vincente però come piano malvagio, eh? Eh beh, sai che botta. È la grandissima la tosta. Ma come si chiama questo Battleground? Com'è che l'ha chiamato? Io non lo conosco. Sì, è quello che abbiamo visto ieri, che è stato presentato anche su Xbox. Ma che davvero quella no! Sì, ma perché? Sì, Survivor. Che è una specie di, non lo so, climbing. Ma ti rendi conto che c'è scritto Ma l'hai visto? Sto guardando. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, hanno fatto sto script che poi montasso per la roba. Vaulting, vediamo Vaulting. Oh, ma è incredibile. No, guarda come salta la macchina, è bellissimo. Madonna, non mi sono mai sentito così tanto nel 2017 in Neapolo, incredibile. Mi sento libero. Vai, vediamo qui ora che fa. Wither. Oddio, il tempo, no. C'è il sole. E poi dopo il sole c'è la nebbia. Dai, la pioggia e la neve voglio adesso. No, vabbè, ma questo è un gioco che... Questo è il futuro scriptato bene. Un'ultima cosa. E che cosa mi dici? Camminare. Girare gli angoli! Ah, la nuova pistola. È il nuovo fucile. Ma idea? No, io non c'ho parole. Ora possiamo anche comprarlo sto gioco. No, da compriamo ora... l'Xbox Scorpio per giocare a Battleground. Quindi tre nuove feature, perché scavalcare vale come feature. E il fucile nuovo. In un gioco uscito Battleground di quanto tempo fa? Un annetto? No, sinceramente non te lo so dire. Guarda, cerco su Google. Guardaci un po'. Comunque il bot l'avrà fatto un annetto. Allora, Battleground. Ok, vediamo di 23 marzo 2017. Io mi ricordo fosse il 2016. Ah, beh, è poco, ah. Qualche mese. Ma certo, possiamo aspettare anche che aggiungano, per esempio, il correre veloce come feature. O il guardarsi intorno. L'invisibilità. L'invisibilità, sì, ha delle potenzialità incredibili. No, l'invisibilità, no, andiamo troppo lontano. Però tipo il camouflage, il coso, il mascheramento, come si dice in italiano? Grazie, scusate. Ma da cecchino, mimetizzazione, si chiama.
Tipo come sporcarsi la faccia di fango, tipo buttarsi in Fango, sì. mezzo al concime delle Perché tu ci merda delle scherzi, ma in The vacche in Forest, se ti metti nel mezzo. fango non ti vedono i nemici. Sì, no, parliamone. Abbiamo aggiunto una nuova feature, si chiama lag. Permettetemi di avere un'esperienza di gioco modificata, alternativa. Luca, Giuseppe, Matteo. Ora aspettiamo che credo che entrino per la conferenza Ubisoft, che stiamo aspettando tutti quanti. È quella che mi interessa, devo essere sincero. Non perché mi faccia schifo giochi su PC, però per adesso non stanno presentando niente di eclatante. Ragazzi, ci dispiace se voi in qualche modo siete appassionati di PC e tutto. Noi in questo momento ci sentiamo come chi è invitato ad un aperitivo prima della sagra della porchetta. Stiamo solo aspettando che passi il tempo. Gli Ciao funziona il Sonia, microfono. adesso ti funziona il microfono, è incredibile. Si è accorta di aver fatto una figura di merda prima quando si è messa lì che rideva tutte e due. Scusate se ho fatto una figura di cacca. Lo vuoi il PC? Ci partecipiamo al giveaway? Ma guarda, io te lo consiglierei di farla a te perché comunque è vero. No, ma io piuttosto Intel non è. Io non so molti PC, ma se dovessi scegliere dovrei scegliere Nvidia, giusto, Gnoppolo? Sì, ma Intel non è Nvidia. Siamo due cose diverse. Le parleremo in privato. Devo scegliere. Lasciamo. Devo scegliere Nvidia, non Intel. Da quello che so io, la grafica è Nvidia, non Intel. Intel è processore. Processore, CPU. Perfetto, parliamo un'altra volta di questo argomento, ragazzi. Bravo. Vedi, rimaniamo. Lascia stare. Ma Dio santo, ma. Sì, per me dovremmo ancora giocare nei cabinati da bar, guarda. O lo facciamo. Voglio l'arcade in camera. Il sì, cabinato. Ma io sto pensando. Due mesi fa ho controllato i prezzi di Metal Slug e il cabinato, viene 600 euro. Ma però, no, lo trovo anche a meno. Cos'è questa roba? Sempre lo stesso. Sì, sempre lo stesso. Io non ne posso più. I multiplayer massivi. Che poi sono tutti belli, cioè tu li guardi e dici, oh, ammazza, che bello. Però. C'è chi piace fare. No, aspetta, che cos'è? Questo è l'altro. Tripwire. Però, che cos'è che c'è di. Che cosa c'ha di dire? Ah, il supporto per l'Oculus! Ma è la risposta di Steam a. A Resident Evil 7? No, ce ne sono già di altri titoli. Horror in prima persona? Sì. Cioè, open world nel senso ti muovi tutto quanto, Killing figo. Floor, ok. È Killing Floor, ma davvero? Ma buono! Io penso, cioè, ah, è vero, quello stesso studio, che mi sembra, di programmazione. Ah. Si era assittata un attimo la live, cioè non capisco come fa. Mi sono quasi spaventato. Hai visto quando non è un'agenzia multimilionaria AAA che organizza le conferenze, cosa succede? Ma ti ricordi quando. Che cosa vorresti dire, scusa? Niente, quando il 60 alla presentazione dell'Xbox 360 si bloccò e riuscì a riaprire. Scusami, Oddio, sì. Solo che ti muovi. Cos'è sta cosa? Ah, è davvero Rush of Blood. Ma poi è Super Mario qua. Ma la senti la voce, la musichetta da circo rockerizzata sotto? Sì. Sì, è un'unione tra American Horror Story Freaks Show e Rush of Blood. Come si chiama? Rush of Blood. Until Dawn, Rush of Blood. The Monkey Man. Quale altra scimmia ha una motosega? E ora devo comprarmi questo gioco. Cioè, se tu mi dici una frase del genere, io ci penso, dico, hai ragione. Allora, diciamo che assomiglia molto anche a quello che era il Call of Duty Zombie, che arriverà da Horda, come sempre. C'è un po' della pazzia di Borderlands.
shotgun and tactical lever action rifle. Why do you need a shotgun at a carnival? Ma stanno parlando di aggiunte però del nuovo fucile a pompa e del nuovo fucile a cecchino. Ha detto l'equivalente inglese di non Maria io esco. È un'espansione. Ma chi li flora ancora? Adesso presenteranno Pac-Man con scritto Killing Floor 3. The side show, ok. We could just go crazy, we go goofy, you know, we got clowns. You got the monkey that bangs the cymbal with a chainsaw and stuff. Midgets on stilts, bearded ladies, you know, we got it all. Ah, quello che ne pensi, aspetto te, aspetto. Che cosa ne penso? Cioè, questi sono giochi che secondo me le compri, le provi, ti ci diverti e poi basta. E dopo, anche se resisti, metti quei 3 mesi, hai fatto. Secondo me sì. Ma no, perché continuano a farli? Perché non ha una longevità? Vabbè, ce ne sono tantissimi giochi che fanno la, che non hanno la grandissima longevità e però funzionano per un tot di tempo. Qui la cosa bella magari in questo caso potrebbe essere se c'è il supporto giustamente sull'Oculus, per l'Oculus Rift, per l'HTC Vive. Lì ti ci diverti, lì ti ci diverti parecchio. Sai che stavo a pensare l'altro giorno? Ci ripenseremo con Destiny. Destiny, per quanto criticabile, fu una balordata, porca vacca. Però portò il multiplayer a un livello differente. Cioè, cominciarono a... Sì. I clan era un FPS RPG che ti potevi personalizzare il personaggio, potevi prendere nuove armi, che poi ha fatto la stessa cosa The Division, la Ubisoft con The Division. Però è una cazzata, ma il fatto di non vedere la faccia ti immedesimava come quel primo Master Chief. Fallo, entri nel gioco, crei i clan di Destiny, litigano tra di loro. L'immedesimazione è tale che io conosco persone che hanno litigato per i clan di Destiny e tutto quanto. Io c'ho una ragazza che non parla più con 2 amici perché ha litigato sul clan di Destiny. E forse è questo a cui dovrebbe puntare allora un multiplayer. Però farne 50 tutti uguali. Well, I want to say, Bill, thank you so much for coming out. Congrats. Absolutely. On all the projects and the progress. Bill Monk from Tripwire. Thanks, Interactive. Thank you. Cheers. Let's head back up to the mezzanine social with Sonia. Ieri funziona il microfono, perciò adesso siamo tranquilli, dai. Steam, we are on Facebook and Twitch and Mixer, we are all over the place. This is awesome. And guys, if you are on Mixer, you gotta sweet talk the mods a little bit. Be kind of nice to them. Vabbè, non ci interessa, sono gli annunci social di bla bla bla. Splinter che si sta facendo pubblicità. C'è di nuovo Mixer. Sì, c'è di nuovo Mixer, 2 colpi in 2 giorni. Beh, il supporto è sempre Microsoft, no? Sì, per me è lui che la sta spammando in giro. Glielo chiedevo a lui di spammarci. Oh, Microsoft. C'è abbiamo la conferenza Twitch, Microsoft. Forza Motorsport coming straight to PC. It's Forza Motorsport 7. Joining me to talk about it is the creative director of Forza Motorsport. Ok, sì, questo come here, Bill. Stanno limando le palle alla Microsoft, però vabbè, cioè, eccoci qua, di nuovo Forza Motorsport. Da vedere, a meno che lo... No, sì, l'ha detto adesso, ha detto che è il nuovo per la prima... Ma è la prima volta di Forza Motorsport su PC, quindi... Sì. Hanno cominciato a fare il supporto perché molti titoli della Xbox One sono anche nello store di Windows. Windows, ma io non ho capito qual è lo store di Windows. In basso c'è lo store, il basso della barra. Ah, la cosa delle applicazioni, ma davvero? Ma lì ci sono i giochi, Ma che tristezza, ma chi lo aprirà mai? No, per favore, non ma me lo come? Fate. Ma io ci ho scaricato un sacco di giochi lì dentro. Non mi devo fare con Steam e adesso vado pure con una... No. Lo so. Fatelo voi. Per esempio, io scaricai, come dissi giustamente ieri sera, Forza Motorsport e Apex,
che è quella versione gratuita di Motorsport. Non c'è un comparto multiplayer, è soltanto, diciamo, campagna, più o meno, e non dura tantissimo, però è molto divertente. Cioè, io l'ho provato, l'ho finito tutto, e è stato il mio primo gioco in... Cioè, non è che è stato il mio primo gioco in 4K, però volevo provarlo in 4K perché avevo visto la presentazione di Microsoft di questo gioco in 4K per la Xbox Scorpio, bla 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 bla. Detto, vai, proviamolo. L'ho installato, è molto molto carino. Molto carino. Ma tu ci hai giocato sul porto mouse e tastiera, Igna? No. Cioè, con giochi di macchine col controller. O controller o col volante. L'ho provato tutte e due le maniere. Ma figo, perché c'è il volante? Sì. Ma lordo. Sì, ma devo cambiarlo, cioè. Lo piglia qualcosa di più gaiato. Comunque la Windows vuole creare, già si era vista un po' con l'Xbox One, i primi annunci, proprio l'Xbox One vuole creare una, vuole occuparti la vita, in qualsiasi ambiente stai devi avere il prodotto Windows tuo, un po' come la Apple era quasi riuscita a fare, sì, adesso un po' di meno. Ora ci riesce di meno perché comunque c'è, cioè, con i prezzi e tutto qua, il supporto su Windows è totalmente diverso, cioè Windows va ovunque. La Xbox con Mac, con Mac, insomma, ci fai tutte, connetti col cellulare e tutto quanto. Sì. È la stessa cosa sempre con la, con i smartphone, come Android è dappertutto. Il sistema operativo iOS, vabbè, parliamone. Android ti sta guardando. Ecco, questo cos'è? Mamma mia. Non è quello di ieri, di pirati. Sì, è Sea of Thieves. Sviluppatore RAR, che ci ha cresciuto, cioè RAR. Donkey Kong Country, sì. RAR. RAR. Che devo fare? Allora, sto gioco abbiamo visto ieri e, devo essere sincero, ci siamo gasati tutti quanti perché sembra qualcosa di molto carino e innovativo. L'hai visto il primo trailer? Di un anno fa? No. Ti ricordi proprio il primo? No, il primo trailer. Era un altro gioco. Era proprio... Era bello uguale, ma era... Era di un gommoso brutto. Cioè, sarebbe stato divertente il gameplay, non tanto il design. Invece adesso sembra perfetto. C'è tutto. Vabbè, dopo un anno l'avranno pure ottimizzato, anche meglio. Ma lo volevano far uscire su Xbox One, capito? Quindi hanno sfruttato proprio la palla al balzo delle S e sono riusciti, hanno fatto un colpo da me, dopo aver rischiato cioè la Rare, per come la conosciamo noi, è finita. Magari si rialza con questo, io spero, cioè. Pensa, ti ricordi Banjo-Kazooie? No, ma è bello che, scusami, ma stanno facendo entrare la gente? Oh, avete visto il video di ieri? Tipo una cosa del genere. E sono tornato, ciao, vi faccio vedere giusto 2-3 immagini e poi ti appartiamo dalle palle. Oggi è il giorno dei giochi già presentati, signori. Sì, praticamente. Ecco, ora questo invece... Dai, sto ragazzetto di 15 anni. Non lo so, ora dai, oddio, no. 15 anni no, 21. Vabbè, ragazzo. No, c'era scritto Oddworld là sotto. Ha detto Oddworld? No, l'ha detto lui, sì. Last Light. È quello che sembrava Blade Runner. Sì, ma è lo sviluppatore che ha fatto il remake di Oddworld. A quanto pare. Comunque è indiano lui. Senti l'accento. Sto gioco, per esempio, deve essere veramente una grandissima figata. E dalla musica, dal video che abbiamo visto ieri, dal trailer, per me sarà un giocone bello grosso. Perché comunque la cosa bella che hanno fatto è che tutto quello che circonda il giocatore, in questo caso, è graficamente fatto bene. Lui invece è pixelato. È particolare questo modo di questa gestione grafica.
Si crea proprio il binomio tutte, allora, tutte disagio persone, interiore. Che... Sì, tutte le persone sono pixellate e il mondo circostante invece è graficamente... È dell'estetica perfetta. L'estetica perfetta, sì. È come noi che ci sentiamo brutti in un mondo che ci appare bellissimo, un po' come Gnappolo che tutti sì, i giorni esce di casa e sale, orribile, in un mondo... È lo streamer più sexy di Twitch, Gnappolo. Sì, sì. Con Nappone che perde. Devo chiudere il rubinetto. Ma so io cosa c'hai di Nappone. Ma non c'era pure il detto Nappa larga? No, non lo so, però stai zitto, che è meglio. Ma... non andiamo oltre. Non scendiamo nello scelo. Nel triviale. Aspetta che vedo che... Ah, Odd Tales, io sento Odd World, no, Odd Tales, va bene, ma cosa hanno sviluppato questi signori? Odd Tales. È francese, non è indiano, è sprezzato. Hanno sviluppato solo questo. Cazzo. Lo sai in quanti giorni è stato sviluppato questo gioco? Ah, ok, il gioco originale. Vai, no, non capivo, mi sembrava no. Il gioco originale era stato sviluppato Blade, era veramente molto più Blade Runner, sembrava proprio, era la scenografia del film. È stato sviluppato in 6 giorni. Aspetta un attimo, arrivo subito. Police come around, you know, and you have to be careful about that. So in a sense, like, if I tried to break into the apartment at night, the police might be on patrol at that time, but if I came in the morning, there might be no police. È bellissimo il fatto che stiano, che abbiano messo il mondo che ti circonda come vivo, e quindi devi stare attento a quello che fai, c'è la polizia che ti insegue, persone che ti vedono, che ti guardano. Tu sei in un mondo vivo, sei in una piccola particella che si muove. Come se non fossi tu veramente il protagonista. Riesco a gestirlo con sto coso. Adesso non posso fermare. Ehi, cubo. Stavo sì, pa! Se... Ma non pensavo che era qui. Nemmeno io. No, non so quanto costa. €150 costa. Ragazzi, questo gioco sembra veramente promettere bene. Stavo facendo molto più schermo. Tutto quello che è live è tutta l'altra parte. Bello, sto ringraziando di essere venuto e tutto quanto. Tutte così è veramente ma un'avventura, sembra un'avventura grafica senza il comparto multiplayer, senza puntare il stream, le cose così, un gioco che ti tocca il cuore dentro, perché no, se vi dico, se ti dico cosa è successo proprio in questo momento ci rimane di me. Ma tanto ho visto già last night, questa conferenza non mi interessa più, quindi mi puoi dire. Ah, addirittura. Ma no, due giochi mi faranno probabilmente che mi piacciono. Oggi la gelata uno è stupenda. Oggi la gelata stupenda. Uno è La chiamata di Cthulhu e l'altro è... non lo dico e mo lo vedete. Ma so due. Ma questo è l'altro. Un altro pirati, isola deserta. Cioè che è? Col cinghiale che ti rincorre, che c'ha l'animazione. Col cinghialotto! Un altro Minecraft, cubesco. Ho avuto un'improvvisa voglia di giocare al Nintendo 64 con questa grafica. Cos'è? That's just the beginning, because here you can do anything. L'animazione bella, no, che ho visto fino adesso sono i cavalli. Aspetta, che vuol... Cioè tu puoi scegliere la... No, cosa stiamo guardando? No, non ho capito, Igna, non sto capendo una ciolla. Comunque si vede che è fatto. Cioè, brutto apposta. È avventura grafica anni 90 in 3D apposta.
Ah, vabbè, ok. Ok, è un Minecraft potenziato. Puoi creare la tua avventura, in pratica. Che bello. Mi mancavano giochi del genere. Sì, è completamente nuovo. Non si vede mai giochi in cui si crea qualcosa. È innovativo al 100%. Questi sono tutti o profondi o competitivi. Invece, meno male. Anzi, veramente, aspetto con ansia la Ubisoft che presenta di nuovo Assassin's Creed, almeno lì magari faranno vedere qualcosa di diverso. Per non parlare, è un gioco carino, cioè, non dico di niente, è un gioco carino, ma è carino, sì, ma non mi piacciono questi generi. Cioè, proprio l'impatto grafico, l'impatto visivo è proprio quello che mi dà noia. Se vedi Minecraft è la stessa cosa, solo che qui invece di essere a cubetti e a forma di rombo, non lo so, vedi, è rombesco, guarda. Un gioco degli anni 90. Potenziato, cioè. Ma che sembra uno delle prime avventure della... Oddio, come si chiama? L'azienda che ha sviluppato Alone in the Dark, Infragame, com'è? Aspetta. Alone in the Dark è della Infrogame, sì. E sembrano proprio il loro motore grafico potenziato. Luke il Grande ci chiede in chat se questa sera parleranno di quello che diventerà Rainbow Six Siege. Speriamo. Ubisoft ci farà qualche sorpresina stasera, è sicuro. Il problema è che non sappiamo cosa. Per ora di sicuro, Igna, ci abbiamo solo Assassin's Creed, Far Cry 5, The Crew 2, il gioco di macchine, sì. E sembra, ti ricordi di Raving Rabbids con Super Mario, quel crossover che si è intravisto? Mi sembra di sì, quello di ieri? L'ho fatto vedere ieri o sbaglio? Guarda, ora, è su qualcosa, su Facebook l'abbiamo visto, se ti ricordi. Era la principessa, un coniglio vestito da principessa Peach. Oddio, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Sembra quello, ma comunque qualcosa sul Rainbow, io credo che sì, Luke, quindi tocca aspettare e vedere. C'è anche da dire che molto probabilmente annunceranno qualcosa, me lo sento, su The Division. Allora, The Division era stata annunciata comunque 3 espansioni e l'hanno fatti uscire tutti e 3. Ma c'è stato un rumors che diceva che la Ubisoft stava lavorando per un qualcosa, o un continuo, o un'altra espansione. C'era il punto interrogativo su tutte e 3 le domande, e su per The Division. Infatti sta cosa, cioè, ragazzi, ci sta. E sto guardando il sistema di crafting. Sto guardando. È fatto comunque, meglio, cioè, di sì, The Forest, quello è poco ma sicuro. The Division non sembrava per niente un gioco fatto per essere un gioco, volevano creare una nuova serie. Luke chiede Ghost Recon. Luke, quello che ti abbiamo, allora, le cose che si sanno sono sicure, sono quelle che ti abbiamo detto, non si sa altro. Probabile che magari ci sia qualche cosa di qualche novità su One Lens, però è uscito da poco. Perciò... Luke, per una conferenza che è sicuro che durerà almeno 2 ore, qualcosa in più rispetto a 4 giochi presenteranno, solo che bisogna scoprire quali. Oxygen non è included, lo conosci tu per Steam? Excited Oxygen. Reveal their upcoming sci-fi RPG game. It is called. Sai che in questo periodo io proprio sto veramente sclerando a livello di nuovi. Ma devo diventare più PCista, solo che non mi va. No, ma io invece mi sono allontanato da quello che era PC, mi sono avvicinato a quello delle console, perciò mi sto prendendo proprio il mondo PC. Luke si è iscritto, dobbiamo attivare ancora le notifiche, è solo il secondo giorno che abbiamo fatto il nostro canale Twitch. E non ci stiamo capendo praticamente niente, perciò abbi pazienza, prima o poi attiviamo tutto. Grazie veramente tanto, benissimo. Cioè, noi siamo una testata online, abbiamo anche la pagina Facebook, cerchi Nerd Planet, ci trovi, però per ora il canale Twitch vorremmo aprirlo e far fare a Gnappolo delle serie regolari di stream, sì. Quindi grazie mille.
Tu hai visto il sistema di combattimento? Sto guardando, ma... ma perché... perché o c'è il gameplay di Cristo e nient'altro, oppure ci sta un'estetica design, che ci andresti a letto? E poi... cheat! Che bello c'è scritto! Perché? Che cosa vuol dire? Forse nel 2019, forse nel 2021. Se volete, sono disponibile per streamare sul vostro canale R6. Pensa che noi siamo così ignoranti, io non so neanche cosa significhi R6. Che cos'è R6? Cos'è l'R6? Siamo nuovi su Twitch. Cybernetic AI on a mining station in the rings of Saturn, and basically in the game you're allowed to move in zero G freely. You can interact with everything. Vabbè, solo degli esordi etti che hanno fatto degli esordi etti. Aspetta, questo è un altro coso. Questo è quello sullo spazio, l'avevo già visto una cosa del genere. Ma tu devi sopravvivere, da quello che ho capito devi riuscire a sopravvivere con la tecnologia sempre VR in questo mondo ostile. Allora, Luke ha scritto Rainbow Six Siege. Io sono lei, ha scritto Audi R6. Preferisci Rainbow Six o l'Audi R6? Igna. Luke, guarda, l'Audi R6, l'Audi, cioè, mi dispiace, preferisco la macchina a sto punto. Anche del giocone. Ha un valore superiore. Al massimo la rivedo. Ale, noi ci stiamo... scusa, non Ale, grazie dell'Audi, la battuta dell'Audi, perché Igna sogna sempre le macchine quando dorme. Ma Luke, stiamo pensando al canale stream, guarda, volentieri ora cominciamo a organizzarci e vediamo. Più che altro la redazione comunque è gente che scrive dentro, quindi chi... gli articolisti e tutti li provano in prima persona. Ecco Arena. Ma ancora con l'Oculus? Igna. Ready at Dawn, ma l'hai visto? In zero gravity. Oddio, lo sai da cosa è ripreso questo? Sto per diventare triste? Dal film Ender Games. Ender Games, no? Non Hunger Games, Ma il gioco è sempre la saga? Sì, è tratto dal libro, se non erro. Victory. Sì, è palesemente la stessa cosa. Ale, ma come ti tengo d'occhio? Ma Ale, ma sei da mito, sei il magico, sei Alessandro Bello, Luke il Grande. Beh, io ho un canale YouTube, mentre lui ce lo uso poche volte. Lo sai che anche Gnappolo c'ha un canale YouTube? Anche noi abbiamo un canale YouTube. Mentre Twitch lo uso poche volte, anche noi, infatti dobbiamo imparare tutto quanto adesso. Però è proprio quello, è tentare di portare qualcosa di costante su Twitch. Mi racconti sta cosa, Ina? Cos'è questo Ender gioco? Games. Ender Games è un film tratto da un libro, ok? Ed ha la stessa... c'è una scena del film che fa vedere quel tipo di livello. Praticamente loro devono fare l'addestramento all'interno di una zona a gravità zero. E loro hanno preso palesemente l'idea del film. Ti consiglio di andare a cercare. Aspetta, Ender Games si chiama. Ender Games. Ma sei sicuro che la Pepe, perché io ci rimango male se mi stai dicendo che è vero, Ti giuro, è quello. Lo conosco il film, l'ho visto più di una volta. È carino. Guarda, cerca addestramento gravità zero. È la stessa cosa. Io sono Ale, no, sono l'altro bello. Ah, sei Alessio, il Menichini. Madonna, il nostro disegnatore ufficiale. Io sono Ale, palesemente tratto dal film Il simulatore di strategia. Oh, io non lo conosco. Ale è il nostro disegnatore di emoji e meme personali,
Fai una cosa, cercalo Ender Games su YouTube. Ma l'ha cercato su YouTube. Beh, cercalo su YouTube. Tanto vedi la scena tipo addestramento gravità zero, non so. Competizione, come si chiamavano loro? Salamandra verde, qualcosa del genere. Ma c'è Harrison Ford. Sì, c'è Harrison Ford all'interno. Ma chi gliel'ha detto? Oddio, l'ho trovato. Ma è... la mappa è uguale. È uguale, te l'ho detto. La mappa è quella con quei triangoloni luminosi. Bravo, bravo. Ma che vergogna. E guarda, Alessio scrive anche direttore, aggiungerei. Ale, queste cose, i ruoli nella, nell'umanità, brutto. Io sono entrato in Nerd Planet grazie ad Alessio. Il mio curriculum l'ho preso in visione Alessio, gli rompi anche i coglioni su Facebook. Aspettate un attimo, devo pigliare qualcosa da mangiare perché io sto crepando. Non so, lì accanto, guarda. Ma ti pare, cioè, stiamo seguendo stream a manetta da due giorni. Appunto. Beh, arrivo subito, piglio qualcosa da mangiare subito e arrivo. Comunque, Blue Bullet, non ho sentito bene, ma nuovo gioco. Loco, non si legge. A parole tue, lo so, ma è la fame e la sete, non sono stupido così tanto di natura. C'è una beta di Rise Up, sport futuristico in cui ci sono palle e fucili, quindi teoricamente non abbiamo bisogno di altro per divertirci. Luke il Grande, nome del canale YouTube, sempre Nerd Planet. Sempre Nerd Planet per il giornale. Se invece vuoi seguire Gnappolo, è Gnappolo89. E lui passerà gli stream su questo canale qua. Un gioco basato sull'effetto farfalla, in cui ogni azione viene concatenata ad una successiva. Ok, capito, grande Luke. Grazie un sacco, di stare qua, di seguire con noi questa conferenza che sembra un po' noiosa, soprattutto di esserti iscritto. Io, se volete, posso portarvi sul canale Metro. Luke, questo sarebbe veramente il top. Soprattutto adesso che hanno annunciato il prossimo. Metro, oh, parliamone. Pezzo. Siamo tanti a volerlo provare sto gioco. No, vabbè. Il problema, Luke, è che cioè, con la redazione e tutto è... siamo una testata, quindi abbiamo gli streamer e tutto. Non decidiamo da soli, capito? Siamo... abbiamo addetti che lavorano su questo canale, cioè, che non sembra perché abbiamo iniziato ieri praticamente, però dobbiamo sentire anche i redattori, gli altri streamer, vorremmo compilare un calendario. Comunque non ci fate caso se sto mangiando un porco, perché ho preso il piattino proprio piccolo. Oh, Breakers, Gnappolo. Allora, questo qua è un nuovo spot. Hanno preso spunto da Overwatch, ok? Davvero, mi sembrava molto più un'arena che un Doom che un Overwatch. È un'arena molto più frenetico, molto più veloce. Però sto dicendo una cazzata, una cazzatissima. Però mi dà l'impressione che sia un gioco che possa piacere sia a un bambino stupido che a Zeb. È un incrocio tra Call of Duty, un Titanfall, un Overwatch. Bisognerebbe vedere poi nel dettaglio, perché io per adesso ho visto solo i video che stavo a guardare solo. Questa sera fate altre live? Sì, sì, Luke, ci vediamo alle 10. Ubisoft, quella più, una delle più importanti, insieme a quella di ieri della Microsoft, che è stato bellissimo. Ecco, sarà veramente divertente oggi. E poi, capito, no problem, ditemi poi voi. Come no? Appena abbiamo un calendario e tutto, magari scrivici su Facebook, così ci rimaniamo in contatto.
shit up in the sky, and all of a sudden now you have to worry about getting up there. Sembra un incrocio tra un Doom e un Overwatch, esattamente. It was battle medic, they call it. So it's not one of those medics where you have to sit back. It's not even a thankless role anymore. Ma poi, ma sai che forse sono riusciti a rendere un'arena moderna? Non tanto un Doom, ma una real tournament. Ah beh, quella voglia. Oddio, anche Doom comunque più o meno siamo... Sì, ma a Real Tournament 4 ci sta tutto qua. Non ho Facebook. E come dici tu un modo per tenerci in contatto? Scrivi su YouTube, bagnappolo. Oppure non... Telegram, WhatsApp, come vuoi. Makes you think in a completely different way. The fastest speed I've ever seen in my life. Crazy when you're playing it. Tutti naturalmente entusiastissimi. Okay. Assomiglia un po' anche a Destiny in chat. Luke. Ma forse per il design, dice. Oh, te lo vogliono proprio portare a casa a sto computer, eh? Oh, Lo devi vincere. Qualcuno dei amici, abbiamo... Lo vinco io, te lo regalo a te, ok? C'è sai, il redattore, il dirigente di Intel che ce l'ha in salotto, impacchettato, ha detto, basta, no? Toglietemelo dal culo, questo. Al massimo Instagram, Telegram, sì. Guarda, allora, ci possiamo sentire su Telegram, se vuoi. Telegram devo fare ancora. Sono troppi social, ragazzi, troppi social. Ce ne faccio più. Però Telegram è bello. Lo usano solo i spacciatori, però Telegram è bello. Io l'ho scoperto con i miei spacciatori. Non ho detto nulla, però Telegram si sono usato. Cos'è? Lo sai che mi ha ricordato un sacco un incrocio tra Zelda e un... Cosa? Madonna. Guarda, Gabriele, corri qua! Gabbo, c'è Advance Wars nuovo! Fire Emblem, guardalo, guarda come sta correndo, guardalo! Che gioco è questo? Questo per il Game Boy Advance, te lo ricordi? Oddio, è come quell'altro! Sì, è proprio lui! Però posso mettere ora? No, lo devo uscire, siamo in conferenza. Ma possiamo mettere ora, cioè... Prendi di più. Lo possiamo mettere ora? Aspetta, prendi, chiamiamo quelli delle tre. Oh, me lo mandi subito. Fabio, ma una provina, qualcosa veloce, una demo. No, guarda, se adesso esce proprio il nome Advanced Wars 2 o Fire Emblem. No, non è Fire Emblem, niente. No, questo è Advanced World Game della Fantasy. Io non so se l'avete mai provato, ma è quel gioco. Questo è il gioco che uscì per Game Boy Advance e che io ho ancora sui monitori per il cellulare e che in 10 cugini in famiglia usiamo sempre quando stiamo a cena insieme. Poi in realtà di cugini siamo più di 20, però a tavola. Sono una ventina di persone che giocano a tavola. A Roma siamo 10 cugini e quando zia fa le cene noi giochiamo Advanced Wars con i turni da 4 e le finali. War Groove. Raga, è Advanced Wars. No. Ma raga, è proprio uguale, raga. Non dico copiato, ma è quello. È bellissimo. Dai, lo sviluppatore, quanto è bello questo ragazzetto. Timido. Ti prego, non mi lasciare la mano, Maria. Fire Emblem è Advanced Wars. L'ha detto pure lui, dai, di cosa stiamo parlando? Starting to build up your resources every mission and push forward into your enemy territory and just kind of dominate the map and make the right choices. But we've got a lot of comunque sta parlando del concetto che sta parlando del fatto che sia uguale Advanced Wars e a Fire Emblem, ma che è 2.0, è la visione moderna dello stesso gioco. Quindi multiplayer online e tutto quanto. Ma che poveri, ma che è quel monitor 4K della Dell? Che poveri. Ci sentiamo alle 21:30. Sì, dovremmo esserci qua. Ciao Luke. Non so se si è sentito il rumore inquietante della porta che si è aperta. Horror.
or you could have a secret path that triggers based on some event. Ma che lo sta giocando in finestra, non mi capisco. Well, let's hop into one of the missions and get that one started, and Jay, walk me through what it is that we're taking a look at. Madonna, poi non sapere sul Game Boy quanto era difficile fare le mappe. Ci credo, col mouse è tutta un'altra cosa. Porca vacca, cioè, già vedere che fa tre punti di seguito, che sembra niente, su un Game Boy era mezz'ora. Erano due cambi di pile. So the commanders are kind of integral to the strategy of Wargroove. You have this unit that kind of represents like the king and queen in chess at the same time. Ma non sono un po' sproporzionati i fronti in questa maniera. Ma spiega un po' com'era il gameplay in questo caso, scusami. Ah, si basava su... Beh, Fire Emblem lo conoscete tutti. Strategia in tempo reale a turni. Ok. Di varie truppe che potevi... Ognuna con particolari... Ma quello è il mondo dove te ti sposti, per esempio, te andavi addosso verso uno dei... Questo è il map editor. Unicamente quello. Tu puoi scegliere ad ogni turno uno dei tuoi personaggi e muoverlo, attaccarlo, difenderlo, costruire un accampamento. Lo strategico è in grado comunque di farti divertire perché devi riuscire a capire cosa fare, quando, prima, hai costi di movimento, costi di energia, di salute. È un gioco molto semplice, però che quando uscì Fire Emblem inventò un genere, fino a quel momento non c'era. Era un tentativo di portare un Age of Empires semplificato, ma altrettanto divertente. Ecco, è paragonabile a quello che è Clash of Clans, no? Dai, erano divertenti. Fire Emblem nacque un brand grazie a sta cosa. Clash Royale... Ma non ti sto rosicando che esista Clash Royale. Io spero non lo presentino qui alle 3 perché sennò mi taglio le palle. Davvero? È un Minecraft in 4K. Ma possiamo aspettarci un po' in 4K. Ok, cos'è? Finita? Lì ci sta un Dark Souls. Ma ho letto la lista dei giochi, sono più di 30, non credo, però... Non è no, col cavolo, vai. C'era la sigla, era pubblicitaria, però... Boh, vabbè. Pubblicità a caso. Ah, Shadow 4! Pegna! Questo gioco non l'avevamo mai visto. Mannaggia! Hell yeah, well, the chair is a nice break from all that grueling standing, and it gives us to do one of the most iconic things in PC gaming, this posture. Thank you. Now, we've heard about the October 10th release date. What are some of the things that have been changing and building upon Shadow of Mordor in terms of Shadow of War? I think what we've tried... Ah, sì, adesso abbiamo visto poca roba. C'è poca roba... Bella, bella come ieri. Non lo so. Beh, questa cosa qua non mi convince, questa conferenza. Poi stanno presentando Shadow of War. Sì, Shadow of War, che cavolo sta a dire anch'io. Sì, Shadow of War, il secondo capitolo di Shadow of Mordor. In seguito. Però la storia era molto figa, cioè c'è poco da dire, però non lo so, io spero che sia cambiato qualcosa nel... Tu sei un gran bastardo, Egna. Del game. Che ho fatto? Che sto mangiando. Ma che sto mangiando pure io? No, che la storia è bella. Col Cianelli potevi fare 5 storie insieme, 30 volte più belle. Sicuramente. Cos'è sta roba? Compri i diritti di un brand, usali. Però ci ha avuto diversi punti positivi questo gioco, eh. E ieri hai detto che non ti piaceva il gameplay, ma non ho capito in che senso. All'inizio io l'avevo elogiato come tante altre persone e come tante altre testate giornalistiche, ok?
perché comunque hanno preso il meglio di quello che era Assassin's Creed, Batman e poi basta. Watch Dogs. Watch Dogs, no, ti prego. Cioè era figo, però il problema è che a lungo andare diventava ripetitivo. Era sempre quello. Dopo la prima dopo il primo cambio di mappa avevi capito che ti avrebbe un po' deluso. Sì, poi la cosa progressiva degli orchi, dei goblin, cose varie, io sinceramente non l'ho presa proprio per... L'ho odiata proprio dall'inizio. Ma pure... Non capivo come cavolo funzionava all'inizio, quando l'ho capito, ma che è sta strossa? E proprio mi sono lasciato andare. Mi sono abbandonato. Abbandonato. C'è una cosa che non capisco nella community, perché parli con uno... E ti dice, no, c'hai ragione su gameplay e grafica, e su gameplay e trama, però su questa cosa no, no, c'hai ragione su la grafica e gameplay, però la trama, tutte le persone sono felicissime, ma per un solo motivo. Ci sono persone che lo giocano solo per il sistema Nemesis, che lo osannano per il sistema Nemesis, che se ci pensi è una cazzata. Che era quello che dicevo, non mi ricordavo allora. Sì, ma a me è piaciuto per niente. L'unica cosa, il punto forte era la storia. Veramente, cioè, se uno poi è appassionato del Signore degli Anelli, conosce tutti i capitoli del Silmarillion. Io non ci credo che sia un piacere. Per me no, Ignea. Sì. È veramente troppo semplificata. È troppo lineare. Ma è quello, sì, ci sto, però cioè, se è un fan di Star Wars ti dice, oh, wow, ho visto l'ultimo Star Wars, fa cagare. Ma no, non è vero. Ma il fan comprerebbe pure Clash Royale del Signore. In questo caso il fan del Signore degli Anelli magari compra questo gioco apposta per giocarlo, perché c'ha una storia completamente diversa, e lo compra. Ma sai cosa giocò un sacco a favore? Mi mancavano le ambulanze e Casa Pratt. Casa Lorenzo Pratt. Lo sai cosa giocò un sacco a favore, Igna? Che fino a questo momento i giochi del Signore Anelli facevano più o meno tutti cacare. Non è mai uscito uno veramente significativo. Però parliamole, quando c'era il Signore degli Anelli, le due torri, che era su PlayStation. Per PlayStation 2 stai a parlare, sì. Quello era figo, però, Era il film, però, e sono passati più di 15 anni. Sì, qui te la... Ci hanno abituato a la Compagnia del Nord, che faceva schifissimo. Cioè, ci puoi giocare a mascialla. Ci hanno abituato a uno Star Wars Battlefront con le skin di Star di Signore Anelli. I giochi veri non c'era. Io mi ricordo per la Wii all'avventura di Aragorn con la grafica degli anni 60. Non l'ho provato, cavolo, com'era? Sei Aragorn e col Wii devi dare colpi di spada. Ah, ok. Conosco gente che si è suicidata dopo averci giocato. Appena ha visto sto gioco, ha aperto la finestra e si è buttato di sotto con tutta la Wii. Quindi esce questo e non gli puoi di niente. Però in realtà, se fosse stato... Aspetta, la passione è tutto. Il primo l'hanno elogiato, hanno dato premi, gioco dell'anno qui, gioco dell'anno là. Igna, non può superare l'8. Non è un vediamo gioco quest'anno che cosa gli dicono. Vediamo chi è che hanno pagato per piglia tutti sti punti. Sì, perché per me è la Warner Bros, eh. Per me è la Warner Bros che pompa, perché sennò... Pompa? Lo so io che dovrebbe pompare la Warner Bros, però... Una diavolta. Oh, ma sempre, cioè, perché? Abbiamo questa... Questi live così contadine. Basta, non posso più mangiare. Adesso beviamo un po' di Coca-Cola, rutto libero in live. E facciamo un riassunto con il rutto di questa conferenza. La colonna sonora fatta con i rutti. Abbiamo il primo trailer esclusivo PC di questo nuovo gioco. No, esclusiva PC. Alla perché Microsoft? Trailer. Perché Microsoft one of history most beloved PC games? Age of Empires. Oddio, che cosa fa 20 anni su PC? 2003? Cos'è? Quindi cosa hai capito che io... 20 anni, cosa fa 20 anni? Total War, cosa fa 20? Non lo so, cosa fa 20? Age of Empires, dai!
questo. Oh, scusatemi, è in 4K. E cosa? No, no, sì, è un remaster. Cioè. Nuovi livelli di zoom, tipo gli entri dentro casa con la zoom. Vabbè, ok, perché? Che vuol dire? Era già perfetto il gameplay, cioè, cosa avete migliorato? La multiplayer. Hanno rifatto le musiche. Io sto per dire una stronzata, ed è una stronzata, però non troppo. Questo potrebbe essere la risposta a Crash Bandicoot. Ci sarà gente che si comprerà l'Xbox dicendo: ma tanto c'ho pure Age of Empires. Sì, ma va bene. Cioè, ma come va bene? Ma cosa va bene? Ci saremmo buttati al balcone. Se fosse stato un gioco nuovo, ci saremmo buttati al balcone. Come? Però, cioè, ce l'abbiamo su Xbox. Che devi dire? Tell me about Age of Empires, man. Man, you know, nobody has been able to play this game except that they found the CD-ROMs. Dillo, te che stai a parlare. Ma perché? Ma che tristezza è dire fare il discorso sui CD? Cioè, c'ho 50 anni e non so più come creare un gioco, perciò riprendo quello vecchio e lo rifaccio di nuovo. E lo faccio in 4K. E lo battiamo. Non trovo più CD. Ma perché? Ma cazzo, allora, fatelo nuovo. Però è bello, Igna, ci sta. Sì, sono d'accordo, io lo adoro, ok? Io non ho capito, cioè, è solo il primo? Perché se è solo il primo... Non c'era il secondo, terzo, no. Io ho bisogno di Age of Empires, basta. E perché questa cosa? Mettili tutti e tre. Metti pure Mythology come DLC a pagamento aggiuntivo. Perché te pensi che non l'hanno pensato a fare una cosa del genere? Però adesso hanno annunciato il remaster. Fanno uscire insieme. Quando... Ma chissà quando lo fa. Sì, ciao. Dai, sì, solo... Vabbè, quanto lo paghi un solo gioco? Age of Empires solo in 4K. Cioè, perfino Crash ha fatto uscire i primi tre capitoli tutti insieme. E avrebbe venduto il primo. Aspetta. Chi è che sta, che ha fatto Crash? Chi sono? La software house? Qual è? Sony, Microsoft. Ma la Naughty Dog, la iniziale o quella che ha preso in mano la RHD? HD mi sembra. È la Naughty Dog in ogni caso che ha rifatto il remastered. No, la Naughty Dog non ha fatto il remastered. Ma come no? Ma che stai a dire? No, si sono anche complimentati. Aspetta. Ma stai scherzando? Vicarious Games, ecco come si chiama. Vicarious. Aspetta, mo te lo dico sicuro perché se sbaglio. No, che gaffe di merda. È quello. Mascialla. È per quello gli hanno fatto anche i complimenti. Crash Bandicoot e Naughty Dog non può prendere un altro software house, questo brand. Vabbè, cioè, il lavoro tutto di tecnico. La cosa, sì, in il lavoro in HD. C'è solo la grafica è diversa, poi il gioco è lo stesso. Sti cazzi. Crash Bandicoot il 6 in Trilogy. Vicarious Visions, sì. E la Naughty Dog una settimana fa si è complimentata perché si sono dichiarati veramente entusiasti. Che la chat dice qualcosa? Perché io non so ancora no. Come fa ad attivare la chat. No, cioè, se volete dirci la vostra su Age of Empires, a noi fa solo che piacere. Noi ci, in questo momento siamo tra il gasato e il triste. Il tagliavere, contemporaneamente. Io non capisco, come cavolo si fa a attivare la chat qui? Scusa, io in basso a destra c'ho la bigliettina della chat, ok? Ma non c'è invia messaggio? No. Forse perché dopo facciamo condivisione di schermo e vediamo. Forse perché so io con Dead Planet. Ah, allora sì, a voglia, non puoi, Igna. Ma io voglio vedere la chat. Cioè, so io che c'ho il video. Non posso non vedere la chat. Dopo dobbiamo controllare. Tanto per adesso devi solo mettere emoji di faccine che piangono vicino a faccine che ridono. Quindi... Ma vedere anche chi commenta. Prova a ricaricare la pagina. Super excited about Age of Empires. Non lo so, sta cosa che ne esce solo uno. And with that, our slew of announcements comes to an end. Before we depart,
Ariraglie, madonna questa. Adesso dice, bisogna comprare il gioco. Qualcuno deve vincere. Com'è il tempo da voi, la merda? Vento forte a Caglianello. I had a blast, and for one last time, back to you, Sean. Thank you so much, Sonia. Ma chi ti conosce? I gotta say, it was a blast. I hope you had a great time. Thank you all so much for coming out, all of you who braved LA traffic to be here in the morning. Grazie. All of you who tuned in. Io però c'è qualcosa che non va, Egna. Intel, Microsoft, Bohemia, allora, adesso vi dico. Allora, l'annuncio ufficiale dei giochi presentati era di Agent of Mayhem, Assassin's Creed, Avenged Colony, Battalion, Battlefield, Tainted, Call of Cthulhu lo sto aspettando tantissimo, Call of Duty, Code Vein, Crackdown, The Crew, Destiny, Dirtle, The Scroll, The Escapist 2, Formula 1 nuovo, FIFA, Fable Fortune, Far Cry 5, sono 50. C'era perfino un Marvel contro Capcom che io stavo aspettando come i cani. Perché finisce così? Perché magari su PC Game Show non l'hanno voluto mettere. Oh, aspettiamo. Call of Cthulhu se non esce su PC Gaming non so dove possa uscire. Tanto più è un gioco praticamente indipendente. Perché noi ricordiamo che c'è la Ubisoft più tardi alle 22. Noi l'appuntamento ci vediamo prima. Poi sì, ci vediamo un quarto d'ora prima. La Sony domani alle stanotte alle 3 di mattina. E ragazzi, è finita così. Sì. Niappolo, che ne pensi? Ma che ne penso? Io, devo essere sincero, questa conferenza non è che mi abbia esultato. Entusiasmato. Io non mi ricordo nulla di quello che hanno presentato. Cioè, se dovessi... hanno lanciato qualche videogioco che ha il supporto VR, Oculus Rift o HTC Vive, e che era un incrocio tra Rush of Blood, Call of Duty Zombie e altri giochi che non mi vengono in mente. Poi potresti mettere hanno messo proprio all'inizio, cioè Battleground, hanno messo le roba nuova, tipo salire, saltare i muretti. No, tu non ti vergogni a partecipare a un E3 dicendo ho inserito questo script nel mio gioco? Che poi è pure figo, ma non ti vergogni un po', minimo a dire abbiamo messo un fucile nuovo, cioè tipo sei sul palco, la conferenza mondiale più importante nel mondo videoludico, dici ho messo un fucile nuovo. Sfiora la EA quando ha presentato Galaxy of Hero di Star Wars per il cellulare, eh? È più o meno la stessa cagata è venuta fuori. Vabbè, comunque, ragazzi, per chi non l'abbia visto la conferenza di ieri, ragazzi, guardatela perché è stata veramente una bomba. Quella della Microsoft ha presentato veramente, veramente bene il suo ultimo prodotto, che era l'Xbox Scorpion o Xbox X. No, l'S era la Slim praticamente, la X e la S. Quello che è. X, metti X. E hanno fatto vedere tanti titoloni AAA, veramente che meritano veramente, credete. Perciò, boh ragazzi, io penso che la miglior cosa sarebbe adesso aspettare la conferenza della Ubisoft. E che si svolgerà. E ci vediamo dopo, ragazzi. Pronti per la conferenza Ubisoft? Vai, a dopo, ragazzi.